Amici della Gaijin, buongiorno. A fare l'intervista oggi non ci sarà il solito Carlo, ma Iris e Troy McClure. Forse vi ricorderete di me per video della Gaijin come Costruisci il tuo castello in aria o L'illusione per ogni occasione. Ok, questa qua sicuramente la taglieremo dopo, va bene? No, non la taglio, lo so, il regista è bravo perché io ricordo di essere Troy McClure, poi così non la puoi tagliare, capisci? Ma siamo qui oggi insieme alla mia meravigliosa collega Iris, perché noi siamo English, siamo British, con due meravigliosi supereroi e uno che non c'entra niente, e abbiamo niente poco di meno che Kick-Ass, ciao, It Girl, ciao, e Jean, ciao. Vodka. No, adesso li facciamo vodka. Sì, non gin. Gin, no, vodka. Ah, sì, vodka. Bene. Allora, gin. Ma facciamoli parlare veramente. I loro nomi veri sono Gianluca, Maria Grazia, Herman. Bene, allora cominciamo dalla prima domanda, che è molto semplice: perché avete scelto questo costume? Allora, però guarda lui. Abbiamo scelto questo costume perché dopo che Maria Grazia ha visto questo film ha trovato una certa somiglianza con l'attore che faceva Kick-Ass con me. Che c'è somiglianza? Quindi... Attenzione, svelata la vera identità di Kick-Ass, in realtà è Gianluca. Venite a pestarlo di palate, tanto lo potete pestare anche se è Kick-Ass. Ecco, se vuoi ti do il bastone. No, ma... mi dai il bastone, queste sono cose... Le lame fanno più figo. Ma parliamo un po' con Maria Grazia. Allora, cosa ti ha colpito più del personaggio di It Girl? Beh, è una bambina piccolina, bassina, tanto carina, ma spacca il culo a tutti, direi. E il messaggio è chiaro, cari amici della Gaijin: se vi avvicinate, prendete le palate. Sì. Ma andiamo a parlare con Herman. Allora, Herman, spiegaci, perché Jean per questa versione, perché sei così blu, arancione e giallo? Allora, Jean praticamente è un personaggio di un video... Jin è un personaggio di un videogame, Tekken, molto famoso, uno dei picchiatori più belli in assoluto, e adoro questa saga di gioco. E sono in questa versione di Jin che appare in Tekken 5, poiché i miei compagni, sapendo che ero super patito, mi hanno voluto regalare questo costume e quindi sono venuto con l'intenzione di interpretarlo. Bene, lui onora l'amicizia, lui onora i compagni, ma soprattutto non onora il caldo come noi, che sicuramente stiamo morendo, mentre lui è bello fresco come una rosa. Iris, vuoi fare loro una domanda? Allora ragazzi, questo, almeno io già vi conosco, non è l'unico cosplay che avete fatto finora. Volete un po' dire agli amici della Gaijin i vari personaggi che avete interpretato? Allora, per l'edizione del comics di quest'anno abbiamo preparato... Ieri abbiamo portato il Team Rocket, io, James e lei, Jessie, e oggi abbiamo portato Kick-Ass. Domani saremo col gruppo The Thestral e porteremo io Harry Potter, e lei Luna e ovviamente lei Bellatrix. Ci assomiglia, è uguale, guardatela. Grazie. Per lunedì, che ci sarà il contest, ne porteremo un gruppo di Kingdom Hearts Beard by Sleep. Io farò Terra, lui farà Vanitas. E io Aqua. E lei farà Aqua. Ma e altri cosplay, quest'estate abbiamo portato alla SMAC Peter Pan e Trilli, io Peter Pan e lei Trilli. Altro? È il nostro primissimo cosplay che è stato Ash e Misty. Sì, molto semplice, ma bello. Sì. Ma avete... Ah, aspetta, comunque anche tu hai fatto altri cosplay? Ho fatto anche Riku di Kingdom Hearts, della versione del secondo gioco. Ho portato anche Sasuke di Naruto, nella versione Ebi. Poi ho portato Minato, che è il padre di Naruto, nella sua versione Hokage. Comunque qua qualcuno negava, io lo picchierei dopo l'intervista. No, io negavo il fatto che comunque... Si dice Kingdom Hearts, mi spiace amici della Square Enix o chi anche fa il gioco, non ci picchiate. Picchieremo Herman dopo, ma... Le mie lame sono a disposizione. Vedi, già abbiamo la violenza pronta e a disposizione. Ora manderemo un gruppo su Facebook tutti contro Herman. Ma io direi, Iris, gli vogliamo far fare un saluto alla Gaijin e chiudiamo qui?
certo. Ah, però ricordiamo, signori, che se non siete venuti al Comics Reggio Calabria vi siete persi tantissimo, perché qua l'atmosfera è così calda che io sto sciogliendo. E allora, signori, fate un saluto alla Gaijin. Siamo a dicembre, però... Siamo a dicembre, questo è il tuo saluto alla Gaijin, siamo a dicembre. No, volevo dire, senti caldo, però siamo a dicembre e fa caldo. Perché l'atmosfera è calda. Quindi un bel saluto energico alla Gaijin. Ciao Gaijin!